Ciao a tutti. Nel video di oggi, che sarà dedicato al leggendario duo comico Stan Laurel e Oliver Hardy, vorrei consigliarvi questo bellissimo libro, ma anche questo cofanetto in DVD contenente molto materiale di questa mitica coppia comica. Vado a leggervi ora in breve la descrizione del libro. Quella che stringi tra le mani è la prima e unica biografia autorizzata sulla più grande coppia comica mai esistita, Stanlio e Ollio. Intitolata con molta semplicità Mr. Laurel e Mr. Hardy, richiamando il modo usuale con cui i due comici si rappresentavano al pubblico, uscì in America quando Stan Laurel, il magro del duo, era ancora in vita e il suo apporto al testo fu fondamentale. Stan si domandava se esistesse davvero abbastanza gente interessata a leggere una loro biografia. Eppure eccoci qui, a parlare ancora di Stan, di Oliver e di questo libro, la cui prima pubblicazione nel 1961 contribuì in modo notevole alla riscoperta della coppia da parte della critica, che fino a quel momento li aveva sempre considerati personaggi minori. Il pubblico, che invece non li aveva mai sottovalutati, grazie a questo testo scoprì di avere una grande, forte passione comune per questi due amici. Per tale motivo McCabe fondò, con il consenso e l'aiuto di Laurel, un'associazione che riunisse tutti i loro estimatori, il cui nome proviene da uno dei loro film più famosi, The Sons of the Desert, ovvero I Figli del Deserto. La sezione italiana storica dell'associazione, Noi siamo le colonne, ha contribuito in modo sostanziale alla cura di questo testo, dalla traduzione alle note, chiedendo l'aiuto di molti membri del club, anche oltreoceano. Quando Stan Laurel morì, McCabe ampliò di un capitolo il libro e ne curò nuove edizioni negli anni. La più aggiornata finalmente esce anche nelle librerie italiane, ed è quella che ti appresti a leggere. Questo è il contenuto del libro. Mr. Laurel e Mr. Hardy contiene anche numerose fotografie, ve ne mostrerò ora qualcuna. Ed ecco qui. Oliver è incredibile, riesce ancora a farmi ridere come un matto dopo tutto questo tempo. Io e Stan non ci siamo mai separati, lavoriamo insieme da anni e siamo ancora amici, è un record. Questo è il bellissimo libro che vorrei consigliarvi se volete scoprire meglio i due personaggi straordinari che furono Mr. Laurel e Mr. Hardy, ora il cofanetto di Stanlio Ollio Collection. 1926, l'anno del grande incontro tra Stan Arthur Jefferson, Stan Laurel e Oliver Norvel Hardy, sul set cinematografico di un film che Stan stava dirigendo sotto l'egida imprenditoriale del produttore Al Roach. Da qui il sodalizio tra Stan e Oliver. Si consolida pian piano fino ad arrivare al grande successo di due storie parallele che sono iniziate ai due lati estremi dell'oceano, per poi avvicinarsi fino a coincidere perfettamente e formare la più straordinaria coppia comica di tutti i tempi. Negli anni d'oro, quelli proprio degli Al Roach Studios, dal 1926 al 1940, Stan Laurel e Oliver Hardy producono moltissimo materiale. In questo esclusivo cofanetto da collezione, Universal ha voluto raccogliere 23 lavori, tutti in bianco e nero, tra cui alcuni i migliori corti come I Monelli, secondo e ultimo film in cui appaiono solo Stanlio e Ollio e nessun altro attore, e Il Circo è fallito, veramente esilarante, con una trovata dietro l'altra. Inoltre, il cofanetto contiene ben 10 lungometraggi, tra cui Allegri Gemelli, film in cui è innegabile l'influenza della commedia degli errori scritta da Shakespeare, e l'unico in cui i due comici si sdoppiano, Il Compagno B, terzo lungometraggio della coppia considerato un classico della comicità internazionale, Noi siamo le colonne, penultimo film prodotto da Al Roach con Stanlio e Ollio, La ragazza di Boemia con la bellissima Thelma Todd, il famoso I Figli del Deserto, dove nell'edizione italiana Ollio è doppiato da un giovanissimo Alberto Sordi. Muraglie, il primo film completamente loro che segna il passaggio dal corto al lungometraggio cinematografico. Questo è il contenuto che troverete all'interno di questo splendido cofanetto. Con questo concludo, consigliandovi naturalmente di andare a riscoprire anche i classici della comicità di Stan Laurel e Oliver Hardy, cominciando, perché no, da questo bellissimo libro. Per oggi vi saluto, vi rimando al mio prossimo video. Ciao a tutti e lunga vita e prosperità. Ciao a tutti.